Legge pagamento, è sì. giusto, sono, fanno loro. Il problema è che i signori che utilizzano le strutture della società lì, vuol dire ristoranti, le palestre, non parcheggiano lì, parcheggiano qua. Esatto. E noi qua non riusciamo più né a muoverci né a parcheggiare. Allora, dica a quei signori che vogliono far pagare il parcheggio, meno quelli che vanno. Prima che era pagamento, parcheggiavano. Sì, prima era utilizzato, prima era utilizzato. Una alla volta. Prego. Non si può discutere il fatto che la proprietà privata eccetera eccetera, perché ci mancherebbe che questo possa essere messo in discussione. Il discorso che però l'amministrazione non possa dire la sua in merito al fatto che questa casa di riposo possa essere costruita qui o altrove, trovando l'accordo che prima, scusa, secondo me si è stato molto molto sempliciotto nella spiegazione dicendo loro hanno fatto questa proposta, noi interessava perché l'avevo messa nel programma del 2011, quella dell'RSA, e quindi fine del discorso. Dopo ora approfondisco allora, questo aspetto. Ecco, Marco, forse è RSA. Sì. Siamo sicuri? Sì. RSA. Okay. Siamo cioè, io ritengo che funzione dell'amministrazione è un RSA. Funzione dell'amministrazione sia quella di entrare in trattativa, non tanto perché come smettere di farlo, per favore, abbiamo detto solo una volta. Allora, facciamo le riunioni ordinate, per favore. Dicevo che è funzione, secondo me, peculiare della politica entrare nel merito, certo. Perché altrimenti vabbè, uno fa la domanda, ti dico di sì. Non soltanto per dire un parcheggio più, parcheggio meno, un metro più, un metro meno, che anche quello fa parte del discorso, ma valutare se la zona, l'area, il quartiere può permettersi di accettare in questa locazione, dove ci sono già le strutture che noi sappiamo, le scuole, la palestra, non ve le dico perché sappiamo, una altra realtà che creerà sicuramente traffico, che qua se venite al mattino o alla sera venite a vedere, perché qua a vedere il traffico che c'è non viene mai nessuno, compreso il DJ. Io ci passo. Tu ci passi ma non ti fermi. Tu ci passi quando sei di passaggio da queste parti. Vieni a vedere che cosa succede. Lo so, è visibile, non è che ci vuole stare qua a fare. Per uscire dal dallo scivolo del nostro box per entrare sulla strada, devo fare la coda? Ok? Questo è tanto per dire quello che succede adesso. Figurati se tu occupi altri parcheggi, perché chiaramente il personale diciamo impegnato nella realtà dell'attività, più tutti quelli che verranno, perché se ci sono 120 pazienti devi far conto che arriveranno 40 macchine, dico, perché qualcuno sarà di Arcore e viene anche a piedi. Dove cavolo le metti queste macchine? Avete valutato questo? Tu hai detto prima che abbiamo fatto 7 pagine di diciamo, poi dimmi che cosa c'è scritto in merito alla viabilità e ai parcheggi.